Neapel, en bit av södra Italien. Skönhet, charm och levnadskonst, vart man än vänder sig, men också fattigdom och brottslighet. Coronakrisen har lämnat många helt utan inkomst. Och oron växer för att maffian i Neapel Camorran nu kan återerövra förlorad makt. Io sono molto preoccupato perché noi stiamo già in epidemia sociale ed economica. Dobbiamo evitare che diventi contagio criminale. Rischiamo addirittura di avere più morti per il disagio economico e sociale che per il coronavirus. Pensi che Napoli è una città che vive molto di un'economia circolare, l'economia di giornata, il lavoro dell'arrangiarsi. Questi sono lavori che non esistono più. E sono tutte quelle persone che rischiano di andare invece purtroppo nelle braccia della criminalità, perché la criminalità ha liquidità, non ha burocrazia e quindi si può presentare come quello che ti aiuta perché tu non hai il piatto di pasta, ti aiuta perché non riesci a riprendere l'attività commerciale, perché la tua azienda è in difficoltà. Quindi a me questo preoccupa molto, che si possa sottovalutare quanto la criminalità può riacquistare strade, consenso, forza economica, politica nel nostro paese. Och medan folk kämpar för att hanka sig fram växer samtidigt frustrationen. Ti dico una rivolta. Io sarò la prima in prima fila, sì. Ti dico la verità, sì, sì, che la gente non ce la fa. Här på Spacca Napoli i Neapel så är vi stadens allra äldsta kvarter. Men det är också ett fattigt område med kriminalitet och mycket svarta pengar. Pizzerian bakom mig, Novecento, har precis öppnat igen efter karantänen. Nu får man lov att köra hem pizzor till folk. Men den första dagen har man valt att inte tjäna några pengar alls utan att skänka alla pizzor till stadens fattiga. Som är många och som har blivit ännu fler efter coronakrisen. È una cifra molto preoccupante, perché comunque parliamo di gente che non ha nulla, gente che comunque anche il lavoratore a nero cioè oggi veramente non può mangiare. Quello purtroppo quello è il problema reale, perché purtroppo la povertà a volte porta delinquenza e comunque sceglie la strada più facile.